Marc Chagall ritrasse numerosi episodi biblici influenzato dalla sua cultura ebraica e in molti suoi lavori si ispirò alla vita popolare della Russia europea. Si occupò anche di progetti su larga scala che coinvolgevano aree pubbliche e importanti edifici religiosi e civili. Il mondo di Chagall era colorato. I suoi dipinti sono ricchi di riferimenti alla sua infanzia, anche se spesso preferì tralasciare i periodi più difficili. Riuscì a comunicare felicità e ottimismo tramite la scelta di colori vivaci e brillanti. Il suo mondo poetico si nutre di una fantasia che richiama all'ingenuità infantile e alla fiaba, sempre profondamente radicata nella tradizione russa. La semplicità delle forme di Marc Chagall lo collega al primitivismo della pittura russa del primo Novecento e lo affianca alle esperienze di Michel Larina. Marc Chagall si avvicina a molti movimenti parigini delle avanguardie che precedettero la Prima Guerra Mondiale, ma ne rimase sempre ai margini, compresi il cubismo e il fauvismo. Con il tempo il colore di Chagall supera i contorni dei corpi, espandendosi sulla tela. In tal modo i dipinti si compongono di macchie o fasce di colore, sul genere di altri artisti degli anni 50. Il colore diventa così elemento libero ed indipendente dalla forma.